Something inside is burning me. I cannot find what I can see. It could be too late, late for me. I'm feeling things I can't control. They're taking hold. Noodle. Oppure canederli. Questi qua, buoni, patate con tanta, con pane arrostito dentro, specialità tedesca, very good. Buongiorno a tutti, oggi è 26, ragazzi non so, ma ieri ho vloggato pochissimo, quindi probabilmente metterò un piccolissimo, brevissimo riassunto della giornata di Natale, ma c'era troppa gente, troppo movimento, non era carino. Oggi è 26, siamo sopravvissuti, non so come, ma siamo sopravvissuti a tutto il cibo di ieri. E cosa stiamo facendo? Stiamo andando a trovare degli amici. Come si chiama il paese? Gusbotvan. Quello, non lo ripeto perché tanto non sono in grado. Mezz'oretta da casa di mia suocera per un caffè tutti insieme, tutti gli amici di mia moglie. Quindi giornata tranquilla, piacevole. Stonehenge. Guardate Stonehenge. La Stonehenge di Schweikheim. L'hanno piantata dall'Inghilterra. E niente, il programma della giornata è questo: caffè con un po' di amici, biscotti, relax, due chiacchiere, stasera riposo, domani a casa di un'altra cognata. E altra giornata tranquilla. Domani è domenica e quest'anno tutte queste feste una attaccata a quell'altra. Volevo andare a fare un giro per negozi, ma lo faremo lunedì. Il tempo continua a essere estivo. Guardate, guardate. Ah! Avete vista? Bellissima. Questa è un po' di Schweikheim. Questo dovrebbe essere il comune, giusto? Il vecchio comune. Allora, ho appena deciso che facciamo un sondaggio. Il sondaggio di oggi è: pandoro o panettone? Uvetta o no uvetta? Cosa preferite? Pandoro? Pandoro. Due pandori? Noi infatti abbiamo portato un pandoro. Preferite il panettone o preferite il pandoro? Lasciatelo nei commenti. Voi cosa avete fatto? Com'è stato il vostro Natale? Siete sopravvissuti? Quanto avete mangiato? Quanti chili avete preso? Allora, si dice che in Germania a Natale si prendono nella media, mediamente, 2 chili. Io credo di averli già presi tutti e due, per cui dovrei essere a posto per quest'anno. Abbiamo la panza veramente... Sì, un po' cresciuta. Ok ragazzi, ci vediamo tra un po', vi aggiorno. Ciao belli! Bentornati. Dove siamo? Allora, ci siamo lasciati che eravamo per strada per andare a trovare la nostra amica Sara. E a volte, come posso dire, non è
il massimo, non è proprio la cosa più carina da fare, accendere la videocamera in una situazione dove ci sono persone che non conosci, che non ti conoscono, e non so, ho sempre questa sensazione di invadere il loro spazio, la loro privacy, anche se ovviamente è un po' assurdo dirlo, comunque quando si fa un vlog un po' la privacy si invade, ma credo che ci sia un limite, per questo ho preferito anche oggi non riprendere, c'erano un sacco di bambini piccoli, non so, ditemi voi nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, se volete vedere più di questo tipo di cose, della vita privata, tra virgolette, o se invece siete d'accordo con me. Comunque vi faccio un riassunto, siamo stati da Sara, abbiamo, tanto per cambiare, abbiamo bevuto e mangiato. No, scherzo, c'è stato caffè, dolci, una bella giornata, un sacco di chiacchiere, ho conosciuto persone nuove, ho fatto un po' di chiacchiere con amici che non vedevo da un po', e la cosa bella è che tutti parlano inglese, e quindi ho potuto comunicare con loro. Dopo 12 ore di tedesco stretto ieri, non è vero, c'erano i miei nipoti che parlano un po' inglese, mio cognato che parla francese, però comunque tanta gente che parla tedesco, invece oggi è stata una giornata molto 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 più relax, anche per la mia testa. Sembrava un asilo, un sacco di bambini, e adesso siamo qua. Ecco qua, questa è mia moglie. Stasera relax, stiamo a casa, un po' di divano, ci ripigliamo. Ah, ecco, appunto, viene a trovarci un'altra amica, un'amica di mia suocera, simpaticissima. Non so se cena con noi o se viene a trovarci prima o dopo. Comunque sarà a fare giochi di società da brava tedesca. Però comunque sarà una serata molto relax, molto, molto così, molto casalinga. Per cui vediamo, magari vi faccio vedere qualcosa. E adesso, tra un po', non so quanto, mangiamo, tanto per cambiare, ma ho un leggero languorino, devo dire che ho un leggero languorino. Stasera cena con gli avanzi di ieri, credo, ancora deve arrivare un po' di roba, No, questo è il tipico tedesco. Wurst salad. Pomodori italiani, tipo. Sì, una cosa normale. Poi abbiamo una barchetta di olive, che adesso non faccio dei tuoi. Ehi là, ciao a tutti ragazzi. È l'ora di andare a letto. Una giornata molto piacevole oggi. Non stressante, un sacco di bella gente. Tanto caffè. Forse per voi noiosa, ma per me è stata una bella giornata. Bene, ci vediamo domani. Domani sarà un po' più avventurosa? Bah, diciamo di sì. Intanto ricordatevi di sorridere il più possibile, perché la vita è un dono. Ciao!